Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Con questo grigio vengono pensieri stravaganti. E uno dei pensieri che mi è venuto è questo. Non ci rendiamo mai forse conto fino in fondo della fortuna che abbiamo. Chiunque siamo, in qualunque circostanza, abbiamo sempre almeno un elemento per considerarci fortunati. La vigilia di Pasqua siamo stati invitati a leggere come lettori nella veglia e mi sono sorpreso con questo pensiero. Sono sorpreso a non preoccuparmi che la messa fosse ancora in corso, stesse per finire, perché dicevo non rischio niente. Sono qui e non è che sto sospirando che la messa finisca perché potrebbe succedere qualcosa. E sciaguratamente la mattina dopo abbiamo scoperto come invece per alcuni non era andata affatto così. E ci sono tantissimi che questo pensiero probabilmente ce l'hanno tutte le domeniche. Non sanno se potranno arrivare vivi alla fine della celebrazione perché qualcuno attenta alle loro vite. Come è successo a Pasqua con la strage, qualcuno ha tagliato, segato, strappato la loro vita dalla terra. Sempre difficile trovare le parole giuste in queste circostanze, specie durante un caffè. Ecco, però questa è una serenità, una felicità, una ricchezza sulla quale ho riflettuto poco. Mi è capitato quel lampo durante quella messa della vigilia, ma non so, forse come un bottone per il mio cappotto, come dice mia moglie, come un piccolo promemoria, come una carezza. Fatto è che non abbiamo spesso la consapevolezza della ricchezza che abbiamo, della felicità che abbiamo. E allora sotto questo cielo così grigio volevo ripensare e suggerire questa riflessione. Trovare almeno una ragione al giorno per ringraziare. Chi che sia, non importa, ringraziare la vita, scegliete voi. Ma ringraziare perché c'è almeno una cosa al giorno che per noi è felicità e ricchezza. Buongiorno e buon caffè. Andiamo, andiamo, andiamo.